Siamo qua al Palazzo d'Esposizione con Massimo Catalani e Antonello Colonna per unire un po' l'arte e la cucina in questa battaglia contro l'uso di OGM. OGM che in Italia arrivano attraverso le mangimistiche degli animali e che vanno a contaminare anche i prodotti più legati alla nostra tradizione di grande qualità, come purtroppo avviene per il parmigiano reggiano. Nella fattispecie la contaminazione avviene attraverso l'utilizzo di soia transgenica della Monsanto di provenienza argentina, che viene utilizzata per l'alimentazione delle bovine che danno il prezioso latte per la produzione del parmigiano. E siamo qua appunto con questi due testimoni d'eccezione che ci stanno aiutando per convincere il consorzio a cambiare politiche, quindi a liberare e a pulire la filiera dagli OGM. Ho sempre avuto una certa sensibilità di fronte a tutte le iniziative di Greenpeace, però l'ho sempre guardata un po' in finestra, tutte queste iniziative, queste promozioni, queste difese, questa sorta di contestazioni tutte giustissime. In finestra, perché non mi riguardavo mai da vicino, al di là di poter accettare e confermare un po' le loro lotte, le loro battaglie. Oggi mi ritrovo qui in cucina con il grembiulino di Greenpeace a salvaguardare un prodotto alla quale noi tutti chef ci teniamo in maniera particolare, che è il parmigiano reggiano. Quindi con Greenpeace, viva Greenpeace, che sta cercando di tutelare una campagna proprio per controllare che questo prodotto, che è l'orgoglio dell'Italia, l'orgoglio di tutto il prodotto agroalimentare nazionale, venga allevato in una filiera giusta, corretta, dove gli animali possono essere allevati e di conseguenza darci un latte che sia il più prelibato per fare questo prodotto prelibato. Significa diventare per un attimo, per qualche mezz'ora, protagonista della realtà, protagonista di un mondo che cambia, protagonista di tante cose da dire, che finalmente posso dire fuori dello studio, fuori del mondo dell'arte, fuori delle gallerie e dei luoghi preposti. Per cui mi piace tantissimo un'arte che confligge con l'esterno, con il mondo. E quindi eccomi qua, attacco calce, attacco marmo di Carrara, colore con la spatola, legati con una colla come se fossero una maionese. E così facendo racconto il pezzo di parmigiano in tutta la sua prepotente bellezza, senza contesto, senza contorno, lui protagonista dello spazio e basta. E lo faccio con uno strumento artistico che è la pittura, che non vuole avere nessuno spessore intellettuale oltre la visione, oltre il piacere dell'occhio e la capacità di evocare emozionando. Recentemente è stato fatto il primo passo da parte del consorzio, riconoscendo il problema e ammettendo e anche comunicando una volontà di risolvere la problematica. Ora stiamo aspettando che nel concreto si definisca e ci faccia sapere quali sono i passi concreti che vuole fare. Sono gli stessi allevatori aderenti al consorzio che dimostrano che questa scelta non OGM è possibile. Anche diversi allevatori si stanno muovendo in autonomia per avere tutta una produzione assolutamente di alta qualità e libera dagli OGM, compresi i mangimi.